Ok, del Senato al DL Carceri, un provvedimento importante, non definitivo su alcuni aspetti, che però fa fare un passo importante alla vivibilità anche, no, delle strutture carcerarie italiane. Sì, importante questo decreto carcere perché il grande principio che abbiamo noi nel nostro ordinamento è che la pena deve essere tendente alla rieducazione. Sì, bene tutto, le carceri devono essere delle carceri dove viene assicurata la dignità dell'uomo, ma noi non vogliamo più che ci siano degli alibi per le scarcerazioni. Dicendo che le carceri non sono dignitose. Noi vogliamo che le carceri siano dignitose, che vi sia la polizia penitenziaria, che ciascuno possa espiare la sua pena. Perché importante è che ci sia la certezza della pena, se si ha la certezza della pena, si ha anche la certezza che venga dato un messaggio chiaro al mondo criminale. Niente liberazioni, niente sconti, un rigore, ma che la pena nel rigore sia una pena comunque dignitosa. Ha citato la polizia penitenziaria, i disagi che si registrano nelle carceri italiane in questi anni riguardano anche gli agenti che ci lavorano, anche tutto il personale che lavora all'interno delle carceri, non soltanto i detenuti. La Polizia Penitenziaria da anni soffre un problema chiaramente di organico. Con questo provvedimento, il decreto carcere che è stato approvato oggi al Senato, vengono aumentati i numeri, sono aumentati i numeri per gli agenti di Polizia Penitenziaria sulla loro formazione. Noi ricordiamo sempre che dobbiamo essere grati e riconoscenti alla Polizia Penitenziaria, perché alla fine queste persone, questi agenti vivono, in galera, vivono in un carcere. E quindi soffrono spesso anche delle condizioni difficili dei carceri e soffrono anche lo scontro con i carcerati, spesso perché ci sono a volte anche dei contatti. Noi dobbiamo fare veramente in modo che anche la polizia penitenziaria sia messa nella condizione di poter lavorare, di custodire queste carceri e di fare sì che il loro intervento vada proprio anche nell'ottica proprio del rispetto proprio anche dello stesso mondo carcerario.